È un piacere ritrovare un grande amico di martedì. Bentornato al professor Marcello Ticca. Buonasera, professor Ticca. Lo sapete, libero docente di scienze dell'alimentazione, vicepresidente della società scienze dell'alimentazione. Il suo libro Miraggi alimentari ha vinto il premio Banca della Cucina, venduto tantissime copie, tradotto in Portogallo, Brasile e Turchia. Complimenti. Allora ci dica che facciamo dopo le feste a questo punto. Che facciamo dopo le feste? Saremo tutti aumentati, no? Lei come ne è uscito dalle feste? Ah, come ne sono uscito io? Questa è una domanda a tradimento, non me la sarei aspettata. Devo fare un outing praticamente. Devo fare outing. Mi sono pesato proprio stamattina, un po' meno di un chilo, 800 ha grammi. Ha preso un chilo persino il professor Ticca. E allora, non abbiamo speranze, ci dica... È impossibile non ingrassare durante le feste. È molto difficile, effettivamente, proprio per la natura di queste 15 giorni di feste una dopo l'altra, poi questa atmosfera di festa che si crea, per cui tutto diventa licenza, ci si può permettere, ci penseremo dopo, eccetera, eccetera. Quindi l'importante è non esagerare naturalmente, questo ormai le facciamo i discorsi dopo, e prenderne atto alla fine, come ho fatto io stamattina, per esempio. Bisogna arrendersi alle vite. Sì. Qual è il limite... Per cui, diciamo, vabbè, non è andata malissimo. Quanto si può prendere durante le feste? Stando alle medie che vengono pubblicizzate e pubblicate, l'aumento medio oscilla fra mezzo chilo e 3 chili circa. Ecco, diciamo che quello giusto, insomma, se uno prende un chilo e mezzo, due, vuol dire che si è abbastanza contenuto, si è fatto una feste di Natale normali. Quindi fino ai 3 chili va bene? Insomma, 3 sono già un po' più di 4, anche perché molto spesso questo aumento si aggiunge, a volte succede che si aggiunge a un sovrappeso precedente, quindi si somma e lì bisogna stare attenti. Allora, quando si chiudono le feste, ufficialmente ieri, no, con l'Epifania, bisogna subito andare a vedere qual è il risultato finale? Sì, bisogna meglio non lasciare passare il tempo, prenderne atto, naturalmente non drammatizzare il risultato, qualunque esso sia, e decidere di contrastarlo, cioè di recuperare, con calma, tranquillamente, senza farsi prendere da sensi di colpa, che sono del tutto inutili, e senza cadere nella trappola di tutte quelle cose strane, dei digiuni assoluti, oppure queste diete che si vedono sul web, 7 giorni alla dieta del limone, perderete 4 chili, ecco, non facciamo queste cose. Allora, ora ci arriviamo. Allora, partiamo dal tempo in cui dobbiamo recuperare, che termine ci dobbiamo dare? Dobbiamo sempre ricordare, l'abbiamo poi detto tante volte, che la giusta perdita di peso con una giusta dieta oscilla fra il mezzo chilo e il chilo a settimana in media. Quindi per un sovrappeso medio preso in questo periodo, per ovviare a questo, per rimediare, diciamo che ci possiamo prendere un mese circa, cioè possiamo programmare per la fine di gennaio il ritorno al peso che avevamo prima delle feste. Questa è una cosa sensata. Lei diceva attenti a non prendere scorciatoie, diciamo. No, allora, intanto nei comportamenti che cosa bisogna fare immediatamente? Nei comportamenti bisogna programmare un'alimentazione più razionale. Ci sono molti, molti metodi razionali che si possono fare. Per esempio, in questo periodo posso adottare la dieta dissociata, il primo piatto a pranzo e il secondo a cena o viceversa, che presa per periodi troppo lunghi non è così buona, ma in periodo breve, di un mesetto, va bene. Posso fare il metodo del mangiare in 6-8 ore al giorno e digiunare per il resto del periodo, un metodo più nuovo che si sta proponendo e che sembra avere una serie di effetti positivi sul metabolismo. E quindi, cosa bisognerebbe fare? Mangiare nell'arco di 6-8 ore, fare colazione, fare pranzo, un piccolo spuntino alle prime ore del pomeriggio e poi digiunare fino alla mattina successiva. Questo è un metodo che sembra attivare certi processi metabolici nella cellula che migliorano la glicemia, che migliorano la pressione arteriosa e che soprattutto sembrano allungare la vita. È un metodo ancora da confermare, ma abbastanza interessante. Quindi saltare la cena, essenzialmente. In questo modo si salterebbe la cena. Anche lei diceva pranzo la pasta, carne a cena, cioè la cena deve essere comunque... Perché uno invece torna a casa distrutto, è là che si, no, che si scatena su... No, infatti io ho detto per citare... almeno un piatto di pasta, fatemelo trovare. Per citare un metodo alternativo, ma quello ideale resta sempre quello che si rifà poi alla buona vecchia dieta mediterranea. Fra l'altro, mi lasci dire che quest'anno sono 10 anni da quando l'UNESCO ha programmato patrimonio immateriale dell'umanità il modello alimentare mediterraneo, ricordiamolo perché è una cosa importante, che fa onore un po' a tutti noi, no, sotto un certo punto di vista. Quindi... programmare un'alimentazione
più moderata, con porzioni ridotte, ben distribuite nella giornata, magari anche con un paio di piccoli spuntini a base di frutta, per esempio. Privilegiare gli alimenti a più bassa densità energetica. Dobbiamo imparare questo termine, densità calorica. Gli alimenti che hanno più volume e meno calorie, tipicamente le verdure, gli ortaggi e anche la frutta. Possiamo cominciare il pasto con una buona dose di verdura che intanto ci riempie lo stomaco e calma la prima fame, e privilegiare i piatti unici, i cereali integrali, la frutta, come dicevo. Gli alimenti non ci sono alimenti da demonizzare, alimenti da limitare fortemente, sì, i grassi innanzitutto, naturalmente fritti, salumi o formaggi, e tutti gli alimenti che sono stati un po' la base dell'alimentazione delle feste. In questo periodo limitarli fortemente o lasciarli per un certo periodo è l'alcol. Ricordiamoci che l'alcol, oltre a tutto il resto, ci dà anche 7 calorie a grammo, quindi una quantità. Che vuol dire un bicchiere di vino? Quanto? Vuol dire che un bicchiere di vino oscilla intorno ai 90 calorie, più o meno, e sono calorie che vengono sì utilizzate in parte dall'organismo, però esercitano un'azione di risparmio sulle altre, quindi contano, alla fine contano pure loro. Allora, andiamo ai consigli pratici, cosa mettere in tavola, ad esempio, domani? Certamente, cominciare, come dicevo, iniziare il pasto con una porzione di verdura, o perché no, con minestroni, con zuppe di verdura, con passati di verdura, usare anche largamente la frutta, e ricordarsi anche di abolire, togliere da casa gli avanzi, perché gli avanzi delle feste sono tutti alimenti ipercalorici e che noi consumiamo al di fuori dei pasti, quindi si sommano ai pasti e quindi ci ritroviamo sotto mano nella giornata. Se li togliamo da casa, togliamo anche le tentazioni. Cioè bisogna regalarli proprio. Regalarli. Portarli in parrocchia. Quindi il panettone, il torrone, tutti i dolci. E muoversi. Naturalmente stiamo parlando dell'alimentazione, ma ricordiamoci che il nostro sovrappeso, che si determina nel corso dell'anno, non è solamente nel corso dei 15 giorni naturalmente di feste, il nostro sovrappeso dipende molto dalla nostra sedentarietà, siamo molto più fermi. Questo è il periodo giusto per prendere iniziative. Per esempio, iscriversi finalmente a quella palestra che abbiamo sotto casa, che abbiamo sempre ignorato, iscriversi a un corso di ballo, comprarsi una bicicletta, comprarsi un tapirulan. Lei propone di sostituire il piatto di pasta della sera con la palestra. Sono dei cambiamenti molto. Perché alla fine uno il mangiare lo prende come un attimo di relax, fondamentalmente, anche di socialità, il momento in cui la famiglia si rimette insieme a tavola. Come si fa a sostituire mentalmente, psicologicamente, questo ruolo del cibo? Questo ruolo del cibo è importantissimo, naturalmente, però dobbiamo imparare a festeggiare anche le ricorrenze, che poi adesso noi parliamo delle feste di Natale, ma ricordiamoci i compleanni, l'anniversario del matrimonio, le varie ricorrenze, le lauree. Arriva la zia, arriva il cugino, ce ne sono tantissime, quindi tutto a tavola viene. Festeggiare, noi possiamo permetterci tutto, ma dobbiamo evidentemente. Se aumentiamo di peso, dobbiamo farci un esame di coscienza. Evidentemente, anche se pensiamo di stare attenti, evidentemente stiamo mangiando giorno dopo giorno più di quello che ci serve. Ricordiamoci che 50 calorie al giorno in più, facciamo un esempio di scuola, protratte per 365 giorni all'anno, fanno alla fine 4-5 kg di peso. 50 calorie sono 20 grammi di pane. Quindi anche le piccole cose, i piccoli eccessi, moltiplicati per tutti i giorni dell'anno. Tutti i giorni dell'anno dobbiamo pensare a questo per non eccedere, perché il sovrappeso non è solo un fatto estetico, diciamolo sempre, ripetiamolo, è un fatto di salute soprattutto, è una difesa della salute evitare il sovrappeso. È possibile dimagrire velocemente? Lei dice un chiletto al mese bisogna poterlo perdere. È possibile invece in un mese perderne 2-3? No, un chilo a settimana, dicevo. Ah, settimana. Dal mezzo chilo al chilo a settimana. No, questo si riesce con una dieta non così severa. Soprattutto se abbiniamo anche del movimento, perché ricordiamoci che il moto migliora, non solamente è un dispendio di energia, quindi aiuta a creare questo bilancio energetico negativo, ma il moto stimola il metabolismo, quindi ha effetto anche nelle ore successive, quindi una sana attività fisica ha tanti effetti positivi, fra cui anche questo di favorire il mantenimento di un peso migliore con minore fatica. Nel momento in cui uno si accorge di essere sovrappeso, taglia la pasta, no? E dice, si accorge che subito si sgonfia quantomeno. È una via giusta che si fa? È la pasta che fa ingrassare? La pasta come simbolo dei carboidrati complessi, che devono rappresentare circa la metà delle nostre calorie quotidiane. Quindi prendersela con la pasta è abbastanza ingiusto. La realtà è che noi siamo un popolo che ha fatto del condire la pasta un'arte, perché se ci pensiamo, in un piatto di pasta l'apporto calorico è dato, è raddoppiato addirittura dal condimento. Quindi se riusciamo a condire in maniera più semplice, abituandoci a un gusto più semplice e meno carico,
e ci abituiamo a delle porzioni di pasta più giuste, 70-80 grammi, 120 se siamo attivi fisicamente, ce la possiamo permettere anche tutti i giorni. 80 grammi, parlo di pasta cruda, che una volta cotta raddoppia di peso. È un assaggio proprio. No, non è assolutamente, no, veramente, no, non... È per vedere se va scolato. Ma lei l'ha mai provato? Ha mai provato? Faccio no, sì. Domani mi faccio sapere, mi manda un messaggio. Okay, mettiamo... Allora, quanto olio allora? Ah sì, importantissimo. Ecco, delle cose che dobbiamo fare in questo momento in cui dobbiamo limitarci, imparare a dosare l'olio. Io mi sento dire continuamente, quando chiedo quanto olio usa, no, ma io lo limito, un filino, misuriamolo, ci accorgiamo che è parecchio. Ci possiamo facilmente abituare a 2-3 cucchiai di olio al giorno. Abituiamoci a dosarlo col cucchiaio da minestra. Quello del sugo con cui hai fatto il sugo. Esattamente. Abituiamoci a dosarlo col cucchiaio da minestra e ci accorgeremo ben presto che ci abitueremo a un sapore meno carico, meno condito. Io mi sento spesso dire da persone che si sono abituate a ridurre l'olio da condimento che se provano un piatto condito come lo condivano prima, lo trovano addirittura quasi insopportabile, quasi un sapore untuoso, troppo grasso. E quindi ci si abitua facilmente e sono 9 calorie a grammo i grassi. Quindi ricordiamoci, sono la fonte calorica più concentrata che noi abbiamo nella nostra alimentazione. Psicologicamente, il momento in cui ci si... il momento dei buoni propositi, no? Da domani inizia. È una fase che frustra la persona perché poi il giorno dopo invece ti trovi a confrontarti con tutti i motivi che ti hanno portato a mangiare, o è un momento positivo? Ma è un momento, oggi la vedo sul negativo, lei che è una persona ottimista. Mi rendo conto, diciamo. No, i momenti dei buoni... Nel corso dell'anno i momenti dei buoni propositi sono sostanzialmente settembre, dopo le vacanze estive, cioè l'altro momento difficile, e proprio gennaio-febbraio, che sono 2 mesi più tranquilli. Anche maggio-giugno, no? Mesi... quest'estate, mi vedrete, sì. Ma i buoni propositi nel senso di voglio fare questa cosa che è da tanto tempo... È un momento importante, cosa bisogna segnarsi? Bisogna appunto porsi dei limiti anche di tempo per raggiungere un peso migliore, se si è aumentati di peso. Prendere delle iniziative, appunto queste iniziative che da tempo uno aveva messo in cantiere e che non riesce mai a realizzare. E quindi, come dicevo, iscriversi a qualche cosa, fare finalmente, stabilire che si comincia. Anche le cose più semplici, la camminata veloce che è molto utile. Quanto deve essere? Almeno 20 minuti? L'ideale sarebbero 30-40 minuti al giorno, questo secondo l'OMS. Però mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni, e soprattutto nella grande città, non è così semplice. Però cercare di introdurla almeno 3-4 volte a settimana, vincere la pigrizia nel fine settimana in cui tutti abbiamo un po' più di tempo libero. Quante volte mi sento dire nel fine settimana, giro per casa, sono molto più tentato, ho sotto mano il frigorifero. Non stare in casa, se possibile, esci, cammina e unisci l'utile al dilettevole. Allora, dicevo prima, attenti a non farvi attrarre dalle scorciatoie, no? Quali sono le più rischiose e quelle da cui uno è più tentato? Quelle diete che immediatamente, dice, in pochi giorni... Quelle diete da cui uno è tentato sono le diete di emergenza, come possono essere dei giorni di digiuno o come può essere la dieta monocibo, che mangiando sempre un solo alimento per 3-4 giorni, per cui alla fine se ne mangia pochi. Sono metodi squilibrati che non conducono a nessun buon risultato, anche se sul momento posso far perdere 2-3 kg, soprattutto di liquidi. Invece la dieta, come quella di cui abbiamo parlato, porzioni ridotte, ben distribuite nella giornata, è quella che crea anche un modello alimentare più sano, più consigliabile, che poi ci serve anche per il dopo, anche per il mantenimento, quando potremo tornare a delle porzioni più normali e avremo preso questa abitudine di variare la dieta e di distribuirla utilmente nella giornata in modo da coprire anche per esempio pomeriggio o mattina con 2 piccoli spuntini. E questo ci dà un modello che poi ci aiuta a mantenere in futuro, quindi i risultati positivi che vogliamo ottenere adesso li possiamo protrarre anche nel futuro. Esistono quei cibi miracolo che uno dice di questo ne posso mangiare quanto mi pare tanto ne ingrassa? No, praticamente non esistono. Ci sono semplicemente gli alimenti che sono più utili, quelli che citavamo, soprattutto gli ortaggi, che sono più utili perché danno più sazietà insieme a tante utilissime sostanze che sono attive dal punto di vista metabolico anche in piccole quantità, e la frutta. Non a caso frutta e verdura, cioè un'alimentazione prevalentemente vegetale, senza l'esclusione forzata degli alimenti animali, è il modello alimentare salutare che viene consigliato a tutti i livelli dalle autorità scientifiche del mondo. I cibi che bruciano i grassi?
è una bellissima invenzione. Io ricordo, non esistono, io ricordo addirittura una pubblicità che occupava intere pagine di periodici, non molti anni fa, i cibi a calorie negative addirittura. Quindi quelli addirittura che scalavano le negative. Questo è un mistero, chi scoprisse una cosa del genere avrebbe certamente parecchi Nobel da vincere. Professor Ticca, grazie per essere stata con noi ancora una volta. Grazie tante, professore.